Il Green Pass è una soluzione, ma deve essere accompagnato da regole certe, soprattutto da tempo per organizzarsi. Si dicono così favorevoli al sistema di controllo i commercianti aquilani, tra i quali anche Confesercenti, ma denunciano alcuni problemi da risolvere. In primo luogo la responsabilità di dover chiedere dei dati sensibili ai clienti senza averne le autorità. Stiamo organizzando come dalle regole dettate, quindi abbiamo tutte le cartellonistiche apposte sugli ingressi del ristorante, di tutti i pubblici esercizi, che richiedono questo Green Pass, unito a un documento di riconoscimento. Ovviamente ci sono tanti cavilli, tante cose da chiarire, noi inizieremo in questo modo con il controllo degli ingressi, quindi al chiuso è richiesto il Green Pass, è obbligatorio, all'aperto ancora si può mangiare senza Green Pass. Diciamo che il percorso sarà un po' lunghino perché vanno chiariti tanti aspetti, quindi noi aspetteremo delle nuove direttive e cercheremo di adeguarci man mano che la stagione vada avanti. Stiamo vedendo un attimino come funziona quest'app, quindi dovrà servire al controllo della validità del Green Pass. Diciamo che oggi è il primo giorno, quindi avremo parecchie difficoltà, però nella giornata di domani, dopodomani, cercheremo di adeguarci su tutte le normative. E poi la necessità di adeguare il personale, in gran parte composto da giovani, alla nuova normativa del Green Pass. I dipendenti sono quasi tutti vaccinati, alcuni sono in fase di prima dose perché ovviamente dall'entrata in vigore del Green Pass ad oggi non tutti sono stati vaccinati nella prima dose. Diciamo già nella prossima settimana tutti avranno almeno una prima dose. Per quanto riguarda, siete fiduciosi comunque del flusso di clienti, che insomma che i clienti capiranno che saranno Ma disponibili? sicuramente sì, dopo una problematica del genere credo che il vaccino sia la soluzione per tutti. Quindi dobbiamo usare tanto buon senso, senso civico, adeguarci a tante cose, superare tante difficoltà e pensare sempre positivo. Ma c'è anche chi non si è fatto intimorire dalla novità digitale e si è subito adeguato. Sì, siamo pronti, abbiamo già scaricato l'app, tutti i ragazzi che lavorano, così chiunque può scannerizzare il QR code del cliente e poi in aggiunta abbiamo deciso di fare un piccolo gruppo WhatsApp del nostro locale, si chiama Green Pass Clienti, dove facciamo lo screenshot di quello che scannerizziamo e lo teniamo come documentazione per un eventuale controllo dove c'è scritto solo il nome e il cognome del cliente. Oggi due turisti ci hanno chiesto di poter mangiare dentro e abbiamo chiesto subito il Green Pass e loro sono stati molto contenti perché abbiamo rispettato le regole.